solidale, Francesco Errani. Dobbiamo andare a pranzo in orario, dobbiamo essere... Sei in diretta. 10 minuti a partire dal dom. Dal dom. Non si chiede dal dom. Dal ding. Perché li facciamo sentire il dom? Quello che lo tengo il dom. Intanto... Pronto, sì. No, intanto ci siamo divertiti e quindi voglio ringraziare Emanuela, Roberta, Maria Luisa, Alberto, Massimo, Stefano, Fabrizio, Michele non lo ringraziamo, no, è stato fondamentale, però la cosa importante è che ci siamo divertiti, ci abbiamo fatto politica immaginando di poter contare, di poter incidere, no, sulle scelte dei decisori, in particolare del prossimo sindaco. Ma l'abbiamo fatto anche in un modo piacevole, questo credo che sia la cosa importante. Siamo partiti dalla città, nella scheda era indicata una città della partecipazione, una città solidale, no? Della solidarietà. Abbiamo inteso la città non solo come l'ente locale, il comune, l'amministrazione che ha delle competenze, ma l'abbiamo intesa come anche e soprattutto la comunità. Che è fatta di persone che vivono, studiano, lavorano, esperienze, che sono parte appunto di una comunità e sono le risorse di questa città. Il titolo che abbiamo individuato è questo, siamo arrivati a definirlo, cittadinanza attiva e responsabile. Cosa significa? Significa che una persona che è senza lavoro dipende da un sussidio, da una casa pubblica, da un'assistenza. Una persona che ha un lavoro torna a essere un cittadino attivo, un contribuente. Responsabile perché? Perché ci siamo interrogati e Massimo ci segnalava questa domanda. Come dare fiducia ai cittadini? Come stimolare la partecipazione? Come promuovere nuovi modi per incontrarsi e nuovi spazi pubblici? Perché Alberto ci ha segnalato che poco tempo fa, alle ultime elezioni regionali, 63 persone su 100 hanno deciso di non partecipare. Si sono autoescluse dalla partecipazione democratica o hanno voluto dare un segnale? Non partecipo per dirti qualcosa. Allora, cittadinanza attiva e responsabile per noi significa partecipazione e quindi ricostruire la fiducia, le relazioni sociali, ricostruire la qualità della nostra democrazia. Se a giugno avremo una bassa affluenza al voto, saranno 5 anni molto faticosi. Se a giugno ci sarà invece un'alta partecipazione al voto, sarà un'amministrazione più forte, che potrà avere più coraggio e potrà innovare maggiormente. Inclusione significa... che è il contrario di esclusione, significa valorizzare le risorse che per noi sono le risorse costituite dalle persone, e le persone hanno delle capacità e delle competenze, e significa anche ridurre le disuguaglianze, che invece in questa crisi, e non l'ho detto in premessa, che ci siamo detti, non è solo una crisi economica, è anche e soprattutto una crisi culturale, è una crisi della partecipazione, è una crisi sociale, perché aumenta, si stanno aumentando anche sul nostro territorio le disuguaglianze. La sfida, avevamo due scelte e le nostre proposte sono queste: bilancio partecipato e trasparenza. Cosa significa? Significa che la prossima amministrazione comunale dovrà non solo introdurre il bilancio partecipato, ma come ci spiegava Fabrizio è importantissimo il metodo con cui tu fai politica. Allora si partecipa all'attività politica se si ha l'impressione di contare davvero, se non sono sfogatoi, ma se credi davvero che quel tempo che sacrifichi dagli impegni professionali, come oggi, no? Abbiamo rinunciato a impegni professionali, familiari, di relazioni, perché abbiamo immaginato di poter davvero incidere, no? Allora, se solo se si conta davvero si fa il bilancio partecipato, solo se ci sono risorse significative. Ai 6 quartieri di Bologna devono essere assegnate risorse significative,
che vuol dire, non l'abbiamo scritto, ma potrebbe ad esempio voler dire 500.000 euro per ogni quartiere, che non significa aumentare la spesa pubblica, ma dargli una destinazione diversa. Io decido che in ogni quartiere, che i quartieri coinvolgeranno i cittadini sulla destinazione di quei 500.000 euro per ciascun quartiere. Dove vado a riqualificare una strada, quale giardino vado a fare a realizzare un arredo urbano, quale scuola, su quale scuola intervengo dal punto di vista di edilizia scolastica. E quindi risorse significative vuol dire investimenti. Una testa e un voto, ok? Si partecipa se si può decidere, quindi una testa, un voto. Voto anche online, siamo nel 2016 e si può fare. Tecniche e strumenti di partecipazione attiva, ovviamente come quelle che stiamo praticando oggi. Abbiamo anche detto questo, trasparenza, cosa significa? Significa che sulle grandi opere non ci bastano i patti di collaborazione sui piccoli progetti. Sulle grandi opere noi vogliamo, come accade in Francia, una discussione pubblica. Il People Mover, se avessimo avuto coraggio, avremmo promosso una grande discussione pubblica coinvolgendo la città su una scelta strategica così importante dal punto di vista della mobilità, ma anche e soprattutto, lo sapete meglio di me, dal punto di vista economico e dell'attrattività di un hub, forse il secondo hub principale della nostra città insieme alla stazione. Trasparenza vuol dire anche rendere conto, no? Sui patti di collaborazione e sull'innovazione, condividiamoli, comunichiamoli, valutiamo, come dice Alberto, l'impatto sociale di questi 40.000 volontari, di queste 90.000 ore di volontariato e di partecipazione dei cittadini. Seconda proposta, e vado a concludere, perfetto, la proposta delle clausole sociali. Anche qua non si tratta di aumentare la spesa pubblica, si tratta di dargli un indirizzo, una scelta politica. Possiamo decidere di destinare, come abbiamo fatto durante questi 5 anni, l'investimento sulla manutenzione del verde pubblico, i 40 milioni di euro del verde pubblico, gli abbiamo dato un indirizzo sociale, abbiamo detto almeno il 5% di quei 40 milioni di euro devono servire per inserire al lavoro persone che oggi non sono occupabili, perché lavoratori deboli, over 45, donne sole con figli, o perché è in situazione di fragilità dal punto di vista fisico, psichico o sociale. E oggi su quel Global del Verde 100 persone fragili stanno lavorando con grande professionalità sulla pulizia dei nostri giardini pubblici. Allora, siamo qua, ma siamo allo 0,7% degli investimenti del Comune di Bologna. Dobbiamo, e questa è la seconda proposta della sfida, arrivare a raggiungere il 5%, così come approvato dal Consiglio Comunale. Raggiungere il 5%, trasferire, come suggeriva Michele, l'esperienza a livello metropolitano. Alcuni comuni lo stanno facendo, Casalecchio, il piccolo comune di Ventivoglio, ma deve diventare una politica di area metropolitana. E anche qua riconoscere il valore non solo sociale ma anche economico di questa buona politica e misurare l'impatto che abbiamo sul lavoro. Mancano ancora 2 minuti, io però ho già finito, quindi vi ringrazio. Allora applauso. Grazie Francesco, si prepara.